Una delle singolarità che spesso accade quando si parla di materiali avanzati è la difficoltà di coniugare il concetto di avanzato con lo sviluppo anche di materiali tradizionali. Perché questo? Perché nel momento in cui si va a fare un ragionamento, come è stato fatto nella giornata di oggi, sui materiali avanzati per l'industria, bisogna necessariamente tener conto che la richiesta industriale non è sempre una richiesta di materiali completamente avanzati, ma di materiali che spesso sono nient'altro che un'elaborazione, uno sviluppo, un'evoluzione di materiali che ancora oggi sono fondamentali nello sviluppo industriale nazionale. Allora, la singolarità che abbiamo avuto in questo momento, nello sviluppo e nello scrivere un capitolo sui materiali avanzati, in un testo, in un documento che è, come, è di fatto il documento sulle tecnologie prioritarie di AIRI, cioè fortemente industriale nella sua struttura, è stata proprio quella di dover dare spazio a ciò che è il futuro dei materiali, che sicuramente è provocativo in termini tecnologici e apre materiali che oggi neanche esistono, che solo si immaginano, ma anche dare delle risposte di tipo tecnologico, cioè far capire come la ricerca sui materiali è una ricerca necessaria anche per portare avanti quella grande, vorrei dire quasi la maggioranza di problematiche industriali che chiede alla ricerca e alle tecnologie sui materiali dare risposte che siano ancora basate molto spesso su materiali tradizionali, di cui però è necessaria una forte, fortissima evoluzione in termini tecnologici. Questa è una lettura, secondo me, importante ed equilibrata del concetto di materiale avanzato oggi in un'ottica industriale, altrimenti si rischia di fare dell'accademismo che porta a ragionare di cose interessantissime, ma che non hanno un immediato appeal a livello industriale.